siamo in collegamento con Francesco D'Amato per parlare un po' di questa campagna referendaria, di come sta andando avanti. Noi abbiamo visto che diciamo il quotidiano che è più spinto per Renzi ha fatto una serie di prime pagine molto significative su come intende portare avanti questa campagna referendaria. Io ne faccio vedere una delle tante, che è questa qui, che mi sembra sia degli ultimi giorni, che dice 4 italiani su 5 per i poteri forti per il no. Allora, le volevo chiedere un po' come trova questa impostazione della campagna referendaria. Beh, queste immagini, compresa quella di oggi, sempre con facce, sono da immagini un po' squadriste. Quando tu indichi al disprezzo dei tuoi elettori che hai schierato d'ufficio sul sì, presenti questi gli attori, quelli che hanno scelto il no, come gente da esporre all'udibrio, da ricercare, come wanted dei manifesti del Far West, non è una cosa decente, diciamo la verità. Poi questa storia dei poteri forti mi fa un po' ridere, perché se i poteri forti sono intesi come forti perché riescono a comperare, a corrompere gli altri, e allora a questo punto i poteri forti, se vogliono corrompere il Parlamento e i parlamentari, hanno interesse a che i parlamentari siano di meno, quindi dovrebbero schierarsi per il sì. No, perché io mi ricordo, io avevo un amico generale della Guardia di Finanza che mi diceva che quando mandava le ispezioni nelle aziende, per rendere difficile l'opera di corruzione, ne mandava tanti di agenti di guardia, per cui insomma, chi voleva corrompere aveva quantomeno l'inconveniente di dover pagare di più. Quindi su questa storia dei poteri forti rido, perché è un argomento risibile, soltanto risibile. Piuttosto mi devo complimentare con te, perché ho sentito un'intervista che tu hai fatto da Radio Radicale, benedetta Radio Radicale, dove giustamente hai fatto una riflessione semplicissima per uno che frequenta e conosce il Parlamento. Quando tu riduci di un terzo abbondante la platea parlamentare, ne riduci anche il cosiddetto potere ispettivo. Il quale potere ispettivo, non so se Travaglio qualcuno gliel'ha spiegato, comunque glielo spieghiamo noi da qui. Il potere ispettivo consiste nelle interrogazioni parlamentari che sono a risposta orale, a risposta scritta. E tu hai ricordato giustamente a chi è favorevole al sì, che questo potere ispettivo, una volta che tu hai ridotto il Parlamento, si riduce. Gli allegati B di cui tu hai parlato, che sono gli allegati ai resoconti delle sedute in cui si mettono le risposte alle interrogazioni a risposta appunto scritta, consentono agli addetti ai lavori, a noi giornalisti, benedetti giornalisti scampati alla museruola che volevano mettere a Radio Radicale proprio i grillini, i cosiddetti giornalisti adesso avrebbero meno da consultare, da scoprire e da raccontare ai lettori. Questa è una piccolissima cosa che mi permetto di osservare. In realtà questa riforma che taglia i seggi parlamentari è un po' paragonabile a una legge truffa, per ricordare quello che si disse nel 52 e nel 53 della legge elettorale tentata dalla maggioranza di centro per instaurare, guarda un po', un premio di maggioranza che poi è diventato di comune interesse e largamente condiviso. Questa qui è una legge truffa. La riforma, il taglio dei seggi parlamentari senza altre misure cosiddette compensative che correggono il sistema e veramente consentono il funzionamento migliore delle Camere,
Questa qui è una truffa, perché illude la gente, illude il prossimo, che le Camere possono funzionare meglio con meno parlamentari. Intanto si dà la sensazione che i parlamentari siano tutti dei fannulloni, degli incompetenti, per cui quanto meno ne mandi, meno rischi. E questo non è assolutamente vero ed è disonesto sostenerlo. Poi fai una legge di questo genere senza contemporaneamente varare altre misure che sono necessarie per garantire il migliore funzionamento delle Camere, a cominciare dal meccanismo del bicameralismo perfetto o paritario, che Di Maio invece ha detto che di preferire, ha detto guai a chi tocca l'articolo 72 della Costituzione che assegna gli stessi compiti alla Camera e al Senato. Ora io vorrei ricordare all'onorevole Di Maio, anche se qualcuno si è scordato di raccontarglielo negli anni in cui è stato vicepresidente della Camera, che l'onorevole Iotti, da lui citato come sostenitrice dei tagli dei seggi parlamentari, fece questa ipotesi di riforma costituzionale nel contesto di un discorso in cui metteva in discussione il bicameralismo paritario o perfetto. Quindi qui c'è anche molta incompetenza nell'affrontare questo problema e questa riforma. Per cui condivido largamente la linea e la scelta del no. È quella di oggi. È quella di oggi, dove tra l'altro anche il poco Craxi che abbiamo sentito sì. questa mattina, che è venuto sì. anche per commentare questa cosa, insomma l'abbiamo chiamato, io l'avevo già interpellato ieri per chiedere se potevamo fare un'intervista. Allora, come trovi questa compagnia? Come è stata fatta questa? Ti ripeto, a me ricordo un po' di squadrismo questo, sia i primi che i secondi. I primi se lo vuoi far vedere, mi pare che ci fosse anche Elkan, no? L'Elkan è il nuovo editore di Repubblica, no? Siccome Repubblica si è schierato per il no, è un delinquente e quindi va messo in berlina, è una persona poco raccomandabile, diciamo così, ecco. Che i lettori del Fatto, incontrandolo, potrebbero anche sputargli in faccia, giusto per esprimere il loro sentimento. E in quella di oggi ci sono, nella foto che è nella prima pagina che hai fatto vedere prima di oggi, ce ne sono altri, c'è Casini, c'è Bobo, c'è l'Anna Finocchiaro, diventata improvvisamente pericolosa vittima, anzi complice dei poteri forti. Io l'ho conosciuta e l'ho frequentata in tutt'altra veste, ma comunque adesso è stata arruolata nei poteri forti, le faccio tanti auguri. Non so che pensare, sono allibito, semplicemente allibito. Okay. Una cosa di te è stata questa, eccola qua, vediamo un po', dove siamo, la Merkel, Macron e Boris Johnson con le forbici, che dicono adesso tagliamo anche noi. Sì, sì, le forbici sono, intanto le forbici, se uno si scoprisse, se andasse a vedere le foto delle manifestazioni inneggianti alla legge appena approvata, le forbici erano più grandi delle sagome delle poltrone da tagliare, quindi lì tradiva proprio la logica, quei manifesti lì tradivano la logica della riforma, cioè una logica barbara, una logica punitiva di decimazione, ecco, non le forbici per le forbici, l'inno alle forbici, ecco, l'inno alle forbici. Vogliono una Repubblica sforbiciata, questa è la verità. Come hai trovato questa iniziativa che c'è stata ieri nella conferenza dei capigruppo, che ha annunciato che martedì voteranno il testo quater? Dove? In commissione. Perché questa è un'altra truffa. Il segretario del PD Zingaretti aveva fatto un accordo con Di Maio personalmente, questo l'ha detto Di Maio, dice il governo l'abbiamo fatto io e lui recentemente in un'intervista fatta al Corriere, quindi l'hanno fatto loro l'accordo. L'accordo era che contemporaneamente si approvava la riforma
dei seggi e la nuova legge elettorale. Adesso siamo alla concessione magnanima che si vara in commissione il passaggio all'aula. La legge approda in aula il 28 settembre, quindi una settimana dopo il referendum costituzionale, dopo il prevedibile, l'auspicabile per loro sì. E poi bisogna vedere come finisce il resto del percorso parlamentare della legge elettorale, tra Camera e Senato, con possibilità, grazie al cameralismo paritario o perfetto, che questo gioco a pallino fra una Camera e l'altra dura all'infinito, fino alla fine della legislatura, e magari rimane in vigore la legge che c'è. Con tanti voti segreti, specialmente alla Camera. Quindi è tutto, cioè questa sarebbe il rispetto dei patti. A me a Zingaretti sta bene, vabbè, ma vedo che per fortuna sta crescendo l'insofferenza verso di lui anche nel PD, perché non tutti stanno a questo gioco, che è un gioco di andare al rimorchio dei grillini. Perché diciamo la verità, questa legislatura è appesa ai problemi interni dei grillini, i quali i grillini scaricano sulle istituzioni e sul paese tutti i loro problemi, che sono di identità politica e di percorso politico, scelta di alleanze, eccetera. Questa è la realtà. Chi lo nega è un disonesto. Io ti ringrazio molto della tua disponibilità, per averci un po' spiegato quello che sta succedendo anche dal punto di vista informativo. Ringrazio Francesco D'Amato. Come vedete, la connessione non era tra le migliori, abbiamo dovuto ricorrere al cellulare, significa che i poteri forti di Telecom... Sì, ci stanno boicottando. perché vogliono da suicidi, ma sofisticamente, la vittoria di sì, in modo che devono spendere di più per corrompere i parlamentari. Va bene. Anzi, no, l'inverso. Grazie. Ciao.